Finito questo video, dovete andare a bombardare tutti gli youtubers e i personaggi importanti del panorama italiano e non di software scrivendogli ciao, ciao a manetta, raga, a stecca, ok? Facciamo partire questa cosa, così poi dopo ci insultano un altro po'. Ciao ragazzi, io sono Red. E io sono War. Siamo qui finalmente arrivati con lo speciale di Capodanno, un video incredibile, quasi come il mio nuovo taglio di capelli. Secondo te faranno battute sul fatto che sembra appena uscito da Stefano? Visto che durante l'anno abbiamo avuto modo di conoscerci, di condividere e soprattutto di parlare sia con fan che con haters, abbiamo pensato di aprire questa nuova rubrica, perché a noi del Monopoly Software piace tanto la tradizione. Aprire rubriche. Quindi cosa faremo? Andremo a leggervi una fucilata di commenti imbecilli da Instagram e YouTube e a ridere insieme dell'idiozia di certe persone che sono abbastanza sicuro lo facciano un po' apposta. Partiremo con una piccola parte iniziale dove ci saranno un po' tutti quelli che ti fanno il sorriso a denti stretti, proprio tipo il Sansone del software. Dopo abbiamo selezionato e setacciato un'accuratissima top 10 dove ci sono dei soggetti che meritano di stare nel podio in cui sono. Quindi per salutare questo 2021 prendetevi una bibita, delle patatine e venite con noi alla scoperta dei commenti più imbecilli che abbiamo ricevuto nel 2021. Bene, partiamo con il primo commento, ne leggiamo una testa e alcuni commenti si autocommenteranno e altri invece sono semplicemente poesia. Alcuni ovviamente ve li contestualizzeremo perché effettivamente senza capire in quale video di quale video si sta parlando e perché è più complesso, però. Sì, il contesto dà quel crisp in più. Va bene, partiamo con il primo commento. Ciao Red, scusa se ti disturbo, ma non saprei più a chi rivolgermi. Ti spiego, chiedo a te, visto che lavori in un negozio di software, per favore potresti dirmi la fondina rigida e se c'è addestrazione rapida per la pistola GTP9 della G&G? Scusami se ti ho chiesto. Scusami. Hai respirato! Allora, qui l'obiettivo è leggerlo tutto senza fermarsi. Ciao Red, scusa se ti disturbo, ma non saprei più a chi rivolgermi. Ti chiedo. Ci abbiamo provato a leggerlo probabilmente come l'avevi inteso, ma non ci sono punti, non ci sono virgole. Andiamo avanti. Ciao, buonasera, ti seguo e ho visto che sei in gamba. Virgola. Vorrei dei consigli se sono possibili. Spara. Risponde Red. Ho sparato. Te l'ho scritto. Qui c'è uno zoom sulla mia faccia in editing. Ciao Red, ho una Taurus PT92 AF a CO2 canna fissa. Come vedi, quando schiaccio il grilletto non parte il colpo. Ho provato a smontarla, ma non capisco il problema. Secondo te cosa può essere? La domanda è: io come cosa faccio a saperlo? Questo, vi appaiono ovviamente tutti a schermo, ma questo c'è il post di questa qua e lui risponde con simboli e numeri. Cioè, cosa vuol dire questa cosa? Allora, quest'altro risponde a una storia con la disarticolo di Deadpool. Red ha fatto il video e ha pubblicato una storia che usciva il video e questa qua risponde alla storia che ho scritto preferisco la 1911. Cioè, entra in quel girone dell'inferno dove ci sono tutti questi che tu non lo so, gli dici oggi recensisco il mio... E lui, ma a me piace... Cioè... Ecco, qui invece c'è un altro filone di commenti, ovvero quelli che mi scrivono ciao e basta. Ciao! Ciao! Adesso andate tutti da Rico e scrivetegli solo ciao. Sì. E dite sì, che vi manda Red quando lui vi risponde no, ciao. No, quando si incazza. Cioè, ci siamo... Aspetta che mi tolgo la felpa per le signore. Vorrei essere signore in questo momento. Target software è affidabile. Ora, grande Target, se stai guardando un saluto, è un piacere. Mi piacerebbe poter dire sì, certo, compra. Ma probabilmente sarà anche così, ma non se ne può parlare. Cioè, non ha senso parlarne, possiate capire. Cioè, tu entri da una pizzeria e gli chiedi se... C'è quella lì accanto, è affidabile. Cioè, ma la pizza la fai più buona tu o quella lì? A 20k esci i piedi. Voilà, qui abbiamo un tipo particolare di persona che... Dove? Sì... Possono prendere le armi da software con la E. Cosa? Stella? Che? Albero? E la Sig Sauer P226 Navy? E Bibiano? Allora, questo qua scrive sotto il video delle top 10 pistole particolari. Video inutilissimo. Pensavo fossero armi vere. Sono invece giocattoli. Vabbè, scritto BHE. Vediamo lo stesso il video, visto che scimmiottano vere pistole.
Nulla. Cagate su cagate e basta. Glock miglior pistola? Ha! Sì, certo. Continuate a usare giocattoli. In posizione 5 c'è la Smith & Wesson 357. E non è quella di The Walking Dead. Quella è una Colt Python 357 Magnum. 18 puntini. È una Dan Wesson, non è un di quello che dice. C'è il logo originale, è scritto Dan Wesson. Io vorrei una pistola Ariosoft. Che è tipo quella dell'aerosol, ok? Come si legge con la C? Qualunque. Qualunque. Please. Scritto please. Ciao Red, scusa il disturbo, ma volevo chiederti una cosa. Visto che sono alle prime armi nel giocare a soft air, e già questo meriterebbe un posto all'inferno, ho preso una maschera a due pezzi, perché se prendevo a lente mi si appannava. Solo che nel pezzo sopra, quindi quello degli occhi, mi stringe un sacco sulla tempia. Ho provato ad allargarla, ma nulla. È una cosa normale? Ci si deve solo abituare? Cioè, la maschera o te? Non ho capito. Ci sono occhiali o comunque la parte sopra degli occhi a lente che non si appanna? Poi, davanti, nella parte del naso, c'è il pezzo che si stacca per far sì che puoi cambiare la retina. Come faccio a farlo rimanere attaccato? Ultima cosa. Nella parte sotto, quella della bocca e del naso, è praticamente spiaccicata contro le mie guance. E se apro un po' la bocca, scende in po'. Consigli. Da YouTube con furore. Ciao Red, potresti fare M14? Facci sto M14. Puoi dirmi se un caricatore come ad esempio quello della HFC Beretta 92 può supportare sia piombini sferici e sia piombini a punta? Come potrebbe mai supportare entrambi? Ciao Red, complimenti per la recensione della P99. Volevo comunicarti un termine che ho incontrato leggendo un libro che parlava di vini. Il termine in questione è cacchemireggia. Più precisamente la descrizione era, cito, abbraccio, questo vino è rotondo in bocca e cacchemireggia al tatto. Chiaramente la Treccani e la Crusca non lo riportano. La mia interpretazione è stata al tatto sembra vellutato, come il cacchemireggiar, da qui cacchemireggia. Secondo me potresti usarlo nelle tue recensioni. Vedi tu, buona serata. Gli ho detto che si è meritato una posizione d'onore in questo video. Ciao Red, posso usare una KK416 nel campo? Dipende, cioè che campo è? Di lavoro? No, per ridere. Questo soggetto, che per comodità chiameremo Albertone, ci tornerà utile dopo. Capirete dopo, ricordatevi di Albertone. Un altro tubero che scrive sotto un video di YouTube. Io vado a giocare a soft air con 2000 euro di Gucci ai piedi e con un vero M4. Tu sei un eroe. Ma fanno apposta, apposta, capita? O sono stupide e basta? Ci saranno un sacco di punk rock sui nostri volti, perché la maggior parte di questa roba non la puoi commentare. Glock 17 Gen 5 9x21. La peggior pistola mai avuta. Unica cosa bella è che ha tante cose, tanti accessori. Ma poi, il vuoto. Pistole sexy consigliate? M17, APX, MP9. Oh. Tutte rigorosamente in 9x21. No. No, è pure sbagliato. Molto più precise e affidabili. So che è una pagina per pallinomani, ma era giusto che lo sapeste. Magari qualcuno passa il calibro. Io ho voglia di piangere in questo momento. Questi commenti mi fanno venire. Ma tra l'altro, metà di voi non ha probabilmente le conoscenze per capire appieno questi commenti. Cioè, la APX è la Glock italiana. Quindi, che cosa ne cambia? Adesso passiamo finalmente alla creme della creme, al dessert, al gelato, al cui in cima c'è una ciliegina, al cui in cima c'è dell'altro gelato. E poi l'Olimpo di quelli che per cattiveria, per ingenuità o semplicemente per un problema medico sono finiti in questa classifica. Partiamo con il primo. Questo non è un commento, ma è una pagina Instagram che mi ha seguito, chiamata Red My Love Sophie Tair. C'è una delle foto del mio profilo, stilata e utilizzata come immagine, cosa che non va troppo bene, non fatelo, e non ha post. Si parla di 5 mesi fa e tutt'oggi questa pagina non ha post. È tipo le bimbe di Monopoly Soft Air. Allora, vabbè, gli dice che gli piace la pistola, come pistola questa, Beretta M9-3 TAN. Red, ottima scelta. Ci mancherebbe altro. Oh, ma cioè, non te ne lasci andare via una, eh. Solo che quella che ho io usa proiettili veri. Quando sarai libero e ti andrà di fare una partita a soft tire notturna, chiamami che ho il posto perfetto.
Probabilmente voleva semplicemente girare un sequel di Sophie Tale era complesso. Ma secondo me mi voleva fare la John Lennonata. Ciao, il Monopoi spedisce anche in Campania? Il Monopoi. Il Monopoi. Video dello scudo. Video. Sotto, gran video. Ma sono proiettili veri? Recensione dell'API01. È bella perché è sia green gas e sia CO2. Poi fa schifo. Sono miei gusti, sinceramente. Non mi piacciono le tipo assassino. Le tipo assassino? Sono parole che non si traducono. No. Tipo type. Lasciatela con me. Ciao, sono tuo grandissimo fan. Mi potresti vendere un fucile PK? Vado a soft air, mi si è rotto il fucile. Potresti vendere un fucile? Che non usci più? No. Che non usci più? Nessuna risposta. Continua qualche giorno dopo. Ciao, potresti vendermi un fucile che non usi più? Nessuna risposta. Tre puntini. Fine. Questo è bellissimo. Ho YouTube settato in inglese, quindi quando faccio gli screenshot per poi pubblicare le storie di uscita del video, la scritta in alto è in inglese. E in questo caso c'è scritto Latest from Monopoly Software. Un ragazzo mi scrive e mi dice: che vuol dire ultimo dal Monopoly Software? Avete smesso di collaborare? Questo è sotto uno dei video, i primi video con la linea di tiro, dove usavamo le sagome con le persone sopra, le persone con le silhouette sopra, ce n'erano tante, c'è quella del Frenchman, c'è il terrorista, il russo, c'è il soldato tedesco. E allora questo soggetto scrive: fascista di merda, muori male. Se chi è venuto dopo essere perché abbiamo sparato, tra le tante sagome che abbiamo sparato, a quella col soldato possibilmente russo con lo Spaghen 41. Poi lui, soprattutto lui. Io pure. Vi ricordate il buon Albertone? Vi avevo detto di tenerlo in mente. Ecco perché torna alla seconda posizione della nostra top 10. Si è combattuto il primo posto. Si è combattuto il primo posto, però il primo posto è qualcosa di veramente incredibile, secondo me. Sotto uno dei tanti video in cui recensisco un'arma da soft air, se dovete fare i feticci con le armi da soft air e fare gli arrapati per un giocattolo che scarrella, fate i seri e compratevi le armi vere ed andate al poligono. Voi avete quasi 30 anni e andate ancora dietro a ste cazzate. Crescete. La cosa divertente è che critica e ci dà dei bambini perché usiamo armi giocattolo, come le definisce lui, e come immagine e profilo ha un personaggio dei fumetti. Che attenzione, non vuol dire che i fumetti siano roba da bambini. Dobbiamo seguire questo ragionamento. Qualcuno qui ha un po' di problemi di ipocrisia. Senza contare che vorrei analizzare la scena di un gioco di squadra dove tutti sono contenti e lui triste al poligono con i cuffioni che spara una sagoma. Cioè non è che la cosa più danni fa più è seria. Sì, anche perché non è che puoi fare il software con le armi vere. Siamo arrivati al primo posto. Il primo posto, il premio di quest'anno. Effettivamente comunque non è stato cattivo, è stato un errore tra l'altro non suo, poi ve la contestualizzo. Però la scena era questa, ero in negozio, giornata come una mattinata come un'altra, no? Sì, erano le 11.33 e ricevo una chiamata sul numero di WhatsApp che c'è sul sito e solitamente non rispondo alle chiamate di WhatsApp perché c'è il numero fisso, chiamate a quello che è più comodo, e metto giù la chiamata. Dopo un po' mi libero e gli vado a rispondere, gli scrivo in chat e gli chiedo: buongiorno, ha bisogno? E lui, che era già online, visualizza e risponde subito: mi avete mandato una stufa invece della pistola. Poi niente, era colpa del corriere, quindi in realtà la storia finisce lì. Però è stato proprio il momento. Ragazzi, il video termina qui, spero vi sia piaciuto. Ricordate che l'abbiamo fatto per ridere. È chiaro che c'erano dei ragazzini molto giovani, che alcuni fanno errori di calligrafia perché... li faccio anch'io tra l'altro, perché magari scrivono col computer e non hanno il correttore, ci sono persone anziane, persone meno anziane, persone che non sanno usare il computer, giovani e tutto il resto. Abbiamo voluto ridere, i nomi non sono inclusi per ovvi motivi e voleva essere solamente una cosa da fare per ridere tutti insieme. Non cominciate a mandarci in massa commenti deficienti per apparire nei video dell'anno prossimo, perché se capiamo che ci state pigliando per il culo non li mettiamo. Molto semplice. Esatto, e comunque soprattutto non cominciate a mandare messaggi del a War su WhatsApp, perché lui lo fa per lavoro. Uscito questo video dovete andare a bombardare tutti gli YouTubers e i personaggi importanti del panorama italiano e non di soft air, scrivendogli ciao, ciao a manetta, rega, proprio a stecca. Va bene ragazzi, il video finisce effettivamente qua, io vi ringrazio di essere stati con noi e soprattutto vi auguro un buon anno, sperando di lasciarci questo 2021 e tutti i suoi problemi alle spalle e continuare verso il futuro gloriosi. Qui da Red è tutto. Qui da War.
è tutto. Noi vi auguriamo un buon Capodanno, un buon fine dell'anno, non fatevi saltare in aria per nessun motivo e bevete responsabilmente. E come sempre, stay hungry! L'hai mancata anche stavolta. L'ho mancata anche stavolta.